Ciao, in questo video vedremo il processo di attivazione della scheda SIM CSL. Per fare ciò accediamo alla piattaforma www.simalarm.eu. Inseriamo la nostra mail e password per accedere al nostro account. Selezioniamo un piano desiderato e infine introduciamo l'ICCID, cioè l'identificativo della scheda, per attivarlo. Questo identificativo viene fornito con tutte le schede. Ora vedremo il processo completo di attivazione della scheda. Per fare ciò apriamo il browser ed entriamo in simalarm.eu. Andiamo nella sezione Il mio account e dopo aver inserito username e password clicchiamo su Accedi. Se non siamo registrati possiamo registrarci dal link Crea account in fondo alla pagina. Se abbiamo le credenziali di accesso inseriamo email e password. Selezioniamo un piano desiderato. In questo caso abbiamo diversi marchi tra cui scegliere come Honeywell, Paradox, EBS, HighSub. In questo caso selezionerò Vesta. Scegliamo il piano di abbonamento annuale o mensile. In questo caso selezionerò il pagamento mensile e inserirò l'ICCID, cioè l'identificativo di cui abbiamo parlato al punto precedente. Qui possiamo inserire le informazioni del nostro cliente. Questo è facoltativo, se non lo desideriamo possiamo lasciarlo vuoto. Per ogni piano di acquisto abbiamo dei punti premio che verranno applicati agli acquisti futuri. Qui abbiamo il riepilogo del nostro ordine. Se abbiamo un codice promozionale possiamo inserirlo, oppure possiamo anche inserire i nostri punti premio ottenuti da acquisti precedenti. In questo caso ho alcuni punti che posso applicare. Accettiamo le condizioni e inviamo l'ordine. In questo momento la carta verrà attivata. Qui abbiamo la conferma dell'attivazione. Possiamo vedere il riepilogo dell'acquisto. E se andiamo alla sezione SIM cards possiamo vedere informazioni rilevanti come nome del nostro cliente, stato della carta e data di attivazione. Possiamo inserire la carta e visualizzare informazioni come la data della prossima fatturazione. Possiamo cambiare il piano di abbonamento. E possiamo anche annullare l'abbonamento o disattivare la carta. Grazie mille per la vostra attenzione e se avete domande potete lasciarle nei commenti.